Buongiorno a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo e velocissimo video. Sono qui per portarvi un nuovo video della serie Duke Upgrade. Ragazzi, oggi un solo pezzo, quindi video molto breve e molto veloce. Andremo ad unboxarlo e montarlo direttamente oggi, molto veloce, perché per il mio compleanno la camera, anche non vuole montarlo, mi ha regalato questo piccolo pezzettino da aggiungere alla collezione sulla moto. Quindi andiamolo subito a vedere, super impacchettato. Andiamo un po', spostiamo un po' di gomma piuma, un po' di polistirolo e vediamo di cosa si tratta. Eccola qua, leva con la scritta Duke arancione e nera con super settaggi, 6 regolazioni per regolare la distanza dalla manopola e allungarla in base ai nostri piacimenti. Inoltre, in caso di caduta, si piega sperando che non si vada a rompere. Quindi io direi brevemente di montarla sia la destra che la sinistra. Questa dovrebbe essere la destra, leggendo la scritta, quindi partiamo col timelapse e speriamo di non aver problemi. Leve montate. Se il cameraman si avvicina, le facciamo vedere bene, perché quella destra facile facile, una vite, sviti, bulloncino sotto e via. Quella di sinistra invece è un pochettino più complicata, perché aveva, vabbè, la levetta oltre al bullone, aveva la levetta sotto da togliere per il cavo della frizione, che mi raccomando ingrassatelo un pochettino dopo che l'avete mastrussato come ho fatto io. E inoltre la mia aveva un sensore sotto che doveva togliere, perché aveva un perno dentro la leva. Quindi è bastato rimuovere queste due cosucce e il gioco è fatto. Io le tengo corte perché secondo me corte sono veramente veramente belle. Poi vabbè, si possono gradualmente allargare o stringere. Io le terrò così, forse il freno leggermente lo farò un po' più largo, perché adesso lo tengo a 2. Vedete che se lo metto a 6, guardate quanto si allontana dalla mano rispetto magari a 2. Cambia veramente veramente tanto. Molto comoda la cosa che si piegano, speriamo che non serva, che non sia necessario. E niente, poi volendo per allungarla c'è una brugolina qua dietro e si allunga quanto si vuole, probabilmente andrà ad incocciare con lo specchietto, quindi cerchiamo magari di tenerle così o comunque di prenderci la mano. Secondo me questi colori sono veramente identici, quindi danno proprio un look alla moto spettacolare, veramente veramente bello. Terzo video concluso. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel like e condividetelo con tutti. Ciao ciao! Noi adesso andiamo a fare un giro. Shh.